Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ala rafatina d'Allah, chers appareils de miséricorde, sur ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa salam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, sa sainte prière, votre fratère, l'Issa Kamouza, alhamdulillah, plus ce diable qu'on commence la série, inshallah, dans pour n'importe qui, ho avuto una richiesta per fare Surat al-Nas, per vedere Surat al-Nas, inshallah, inizieremo da, già da questa lezione qua, per vedere. Analizzando le varie lettere, le varie aya, fino a completare Surat al-Nas. Ovviamente per non fare il video troppo lungo, faremo un po' di aya alla volta, fino in 3 video, nelle prossime lezioni a completarlo, inshallah. Ora, scorsa volta abbiamo visto Ra, quindi abbiamo visto il Tafkhim e il Tarqiq, abbiamo visto le lettere forti, le lettere deboli, abbiamo visto che per la Lam, sono tutte deboli tranne per il nome di Allah subhanahu wa ta'ala, e anche per il nome di Allah subhanahu wa ta'ala abbiamo detto soltanto quando è preceduto da un fatah o da un damma. Quando c'è un kasra, Allah subhanahu wa ta'ala lo leggiamo in maniera debole, non Allah ma Allah normale. Invece per la ra la stessa roba, quando la ra ha il fatah o il damma, il ra diventa forte, diventa un tafkhim. Invece se c'è un kasra, allora diventa debole. E se la ro è silente, quindi c'è lo scun su di sé che lo rende silente, guardiamo la lettera precedente, la lettera che viene prima, e vediamo se la lettera ha un fatah o un kasra o un damma. Se ha un fatah o un damma, allora questo ro qua è forte, invece se ha un kasra è un ro debole. Però ci sono delle eccezioni, infatti in questo video qua inizieremo a parlare delle eccezioni che ci sono per la ro, per la lettera ro, perché abbiamo detto il kasra vuol dire la regola generale è che quando abbiamo il kasra vuol dire che è debole, però ci sono alcune eccezioni. Infatti inizieremo con la prima eccezione, quale sarebbe, eccola qua, la prima eccezione dice, quindi se la ro è silente ed è preceduta da un kasra nella prima fase, se la ro è silente e è preceduta da un kasra, automaticamente diventa debole. Però in questo caso qua ci dice se la ro è silente e c'è un kasra, c'è una lettera che c'è il kasra, quindi c'è una lettera, se c'è una lettera che lo precede, questa lettera qua c'è il kasra, e questa lettera qua è preceduta a sua volta dal hamzatul wasl, hamzatul wasl sarebbe questo segno qua, con Elif più questo segno qua. Dopo spiegheremo cos'è questo Hamzatul Wasl, cosa serve, qual è la sua funzione, ok? Però intanto adesso sappiamo che se la ra è silente ed è preceduta da una lettera che ha il kasra, e questa lettera è preceduta a sua volta dal Hamzatul Wasl, la ra in questo caso qua diventa pesante, diventa una delle lettere del tafkhim e non del tarqiq, quindi una lettera pesante. Ora vediamo cos'è il Hamzatul Wasl, ok? Si può dire che il Hamzatul Wasl è... Però leggiamo così almeno dopo abbiamo un'idea, così potete avere un'idea e costruiamo da questa idea qua, ok? Hamzatul Wasl, leggiamo, è un qualcosa tipo un segno che è stato aggiunto per poter pronunciare una parola in maniera appropriata, una parola in modo appropriato. Qua mancato qualcosa, subhanallah. Ecco qualche esempio. Quindi se una parola inizia con la skun, non è perfetto, una parola non potrebbe mai iniziare con la skun. E in questo caso qua i sapienti di grammatica arabi cosa hanno fatto? Per aggirare questa problematica qua, avere una parola che inizia con una skun, hanno aggiunto il Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl. Quindi, esempio, il tabutum in irtabutum. Ok? Si deve leggere così, in irtabutum. Quindi abbiamo, si legge un po' male, questo qua è un alif. Kessara, però non si vedono i segni. Quello che vedete qua giù è Kessara. Solo che c'è questo qua che mi
Però aspettate. Vediamo. Possiamo fare così. Ok. Quindi questo, vedete, Inir Tabutum. Ok, abbiamo Alif qua, El Kessara, poi abbiamo il Nun, El Kessara, quindi Inir. Poi, in caso ci dovessimo fermare qua, il Hamzatul Wasl serve anche nel caso in cui ti fermi e vuoi iniziare da questa parola qua. Questa qua è una parola tutta sua, se, se. Ok, c'è questa parola qua, se hai dubbio, come lo inizi? Quindi in caso se sei staffiato ti fermi qua e vuoi iniziare questa parola qua, irtabutum, però ce l'ho, non puoi dire irtabutum, non esce, perché la ro, scusate, non è R, perché la ro c'è lo scunno che lo rende silente. Quindi cosa si fa? Si aggiunge questa Hamzatul Wasl, vedete? Questa Hamzatul Wasl che serve per poter leggere la parola in maniera appropriata. Quindi qua abbiamo ini, quindi se in caso ti fermi, Hamzatul Wasl lo fa iniziare con la kasra, irtabutum. Adesso vedi che riesci a leggere irtabutum, anche se ti fermi qua, ini, dopo vuoi continuare, fai irtabutum, non riesci, irtabutum senza Hamzatul Wasl non riesce, fai fatica, Rtabutur, impossibile. Quindi si aggiunge Hamzatul Wasl per permetterti di pronunciare questa parola correttamente. Irtabutum, ok? Questa è la funzione del Hamzatul Wasl. Questa è la funzione del Hamzatul Wasl. Ora, tornando a noi. Quindi abbiamo visto la prima caratteristica. Quindi la prima eccezione, che caratteristica, più che caratteristica, la prima eccezione è della ro. Quindi cosa abbiamo detto? Quando la ro è silente ed è preceduta da una lettera che ha il kasra, però questa lettera qua è preceduta dal Hamzatul Wasl. In tal caso la ro diventa forte, quindi questo qua lo leggeremo inir, sente la R che è forte, inir. Inir tabutum, inir tabutum. Siamo inir tabutum. Invece qua, fir'auna, senti la R che è debole, fir'auna, firdaus, inir tabutum, inir tabutum, firdaus, fir'aun. Senti che c'è differenza, uno più forte, eh? Inir tabutum, senti proprio la R forte, inir tabutum, firdaus, fir'aun, l'R è debole, è timido. Ora, visto questo, guardiamo la seconda eccezione. La seconda eccezione, anche quella, queste qua sono tutte cose che bisogna soltanto memorizzare, non, è come una formula, è come un'equazione, sai la formula, lo applichi. Vedi cosa c'è? Lo applichi, semplice, non c'è da fare nulla di straordinario. Sai la formula e lo applichi, semplice. Semplice com'è, non devi aggiungerci nulla, né fare salti straordinari, eccetera. Questo è com'è. La seconda eccezione, poi c'è un'altra eccezione, però per poter fare, come abbiamo detto, analizzare Surat An-Nas per darvi questa capacità qua nel futuro. Poterlo fare da soli, ci fermiamo qua e poi proseguiamo la prossima volta. Quindi la seconda eccezione è quando abbiamo la ro silente, però è seguita da una lettera dell'Istila. Abbiamo letto le lettere dell'Istila per memorizzarli, i sapienti ci hanno messo in ordine. Che se lo continuava a ripetere, alhamdulillah, ci rimane in testa. Quale sarebbe? Khusso dohdi qidh. Adesso continua a ripeterlo e guardi quale lettera c'è. Khusso dohdi qidh. Ripeti, fino a impararlo, fino a impararlo a memoria. Ma è soltanto una cosa da memorizzare, nulla di che. Memorizzi queste lettere qua. E ovviamente le lettere dell'Istila sono lettere. Tutte lettere pesanti queste, sono lettere pesanti, eh? Tafkhim, sono lettere pesanti. Quindi
Quindi, quando la RO è silente, però è seguita, quindi è seguita da una lettera nel istila, anche se la lettera che lo precede ha un kasra, la RO diventa pesante. La RO è pesante. Questo qua è un esempio. Questo qua, sì. Labil mirsad, labil mirsad. Vedete, abbiamo il mim, abbiamo un mim che è il kasra. Non so perché. Comunque, ok, tanto per evitare questa roba qua, mi sono già preparato le robe, perché ho visto che faccio questi scherzetti qua. Vedete, la bil mirsad, quindi abbiamo la mim che è al kasra, il ro che è lo scun, quindi diventa silente, abbiamo il sod, che è una delle lettere dell'istila, quindi cosa diventa? La bil mirsad, dite, firaun, firdaus, mirsad, la ro è pesante, ok. Ora, fatto questo, per non perdere tanto tempo, andiamo subito a vedere Surat al-Nas. Surat al-Nas, vediamo, bismillah. Eccolo qua. Ora analizziamo Surat al-Nas per poterlo, per così in futuro, anche finito al termine di questo video, potete già andare avanti e fare tutte le altre se volete, perché vediamo il modo, poi vediamo gli attrezzi noi, poi sta a voi riuscire a utilizzarli nella maniera giusta. Poi dopo ovviamente anche noi vi seguiremo, se volete che continuiamo a fare in questa maniera qua, noi alhamdulillah lo faremo e continueremo a fare. Però il nostro obiettivo è che vogliamo che riusciate voi da soli a poter mettere insieme questi skills qua, queste capacità, le farò solo, da poter, mi raccomando, andare a leggerlo molto, molto frequentemente, molto proprio easy, eh? Ora, bismillah, guardiamo Surat al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qua abbiamo il Qaf, e c'è il Damma sul Qaf, quindi diventa Qu. Abbiamo il Lam, diventa Qul, Lam. Quindi se ci fosse stato Fatah, sarebbe stato Allah, Kasra, e lì Damma, Lu. Però abbiamo un Skun che lo rende silente, quindi Qul. Abbiamo Alif, che sarebbe il Hamza, in questa maniera qua si dice Alif, che c'è sta. Questa roba qua sarebbe tipo una serie per il Hamza, però si dice Alif, dato che c'è questa serie qua, si pronuncia Alif. E questa cosa qua si dice Alif in sé. Abbiamo Alif col Hamza, col Fatah, e diventa A. A. Dopo abbiamo Ain, Ain, diventa U, 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 diventa A-U, A-U, A-U. Abbiamo il Wow, questo qua lo vedremo a breve, nelle prossime lezioni, sarà un po' in futuro, però questo qua sarebbe una lettera del Mad, una lettera del Mad, abbiamo visto l'altra volta, abbiamo anticipato cos'è il Mad. Il Mad sarebbe un prolungamento del suono, quindi allunghiamo il suono, quindi questo qua prolunga il suono della U, diventa U, U. Abbiamo parlato anche dei Harakat, quindi vi aggiungiamo cose che dopo vedremo, inshallah, però per poter capire perché lo stiamo recitando in questa maniera qua, almeno per avere un'idea. Quindi abbiamo Kul A'u, Kul A'u, Kul A'u, abbiamo detto. E questo mod qua, Harakat, sarebbe due Harakat. Dopo spiegheremo, inshallah, quando arriveremo spiegheremo cos'è il Harakat e tutte queste robe qua. Però qua sapere che il Harakat è l'unità di misura, è l'unità di misura del tempo utilizzato dai serpenti dei Tajweed, nell'arte dei Tajweed. Quindi abbiamo A'un, poi abbiamo Dhel, Dhamma, Dhu, Del, Dhamma, Dhu. Quindi Qul A'udhu, Qul A'udhu. Ora abbiamo il Ba,
il ba, che sarà b, bau, che sarà b, diventa b, normale, ro, quindi è una ro, qua utilizziamo già che cosa abbiamo imparato, che se c'è una che sarà, se c'è, però il ro non è silente, quindi non possiamo applicarlo, il ro c'è il fatah, quindi se c'è il fatah è pesante, ro. Quindi non c'è bisogno di andare indietro, guardare se c'è Hamzat al-Wasl, se dopo c'è una lettera dell'istila, c'è il fatah sopra, quindi pesante, ro, quindi a'udhu birra, birra, abbiamo il ba'u, abbiamo ancora ba', shaddat, una cosa che lo rende forte, shaddat, kasara, b, quindi birrabbi, birrabbi, questo qua abbiamo appena visto, Hamzat al-Wasl, Hamzat al-Wasl. Ora, la funzione in questo caso del Hamzat al-Wasl, abbiamo detto, se ci fermiamo qua, questo qua serve, Hamzat al-Wasl serve per poter pronunciare la parola in maniera corretta, se no, esempio, ci fermiamo qua, birabbi, e qua come lo leggiamo? Nas, no? Annas sarebbe stato, Annas, perché siamo fermati, però dato che lo congiungiamo, diventerebbe proprio questa qua, è una lettera, lem, è una lettera di... Sì, è una lettera solare, è una lettera solare, su Anella non veniva, è una lettera solare, quindi diventa... Dopo li vedremo tutte queste robe qua, e non si legge il lem, ma lo si collega, diventa brabbin, vai subito alla... Al nun, vai subito alla nun, na, na, birabbin, na, questo qua è l'alif, la lettera del mad, quindi allunghiamo, due harakat, na, poi abbiamo sin, si, birabbin nas, prima ho detto, no, di solito, non di solito, normalmente le ultime lettere non si legge il vocale, quindi ne si rende silente, quindi birabbin nas, ora uniamoli, unendo diventa قل أعوذ برب الناس برب الناس قل أعوذ قل قل قاف ضم ق لام مسكون قل ألف فتح أ عين ضم أو أو واو واو مدت أو أعوذ أعوذ ذل ضم ذو أعوذ باء وكسر ب را فتح را باء وشدت وكسر ب بربي بربي نون وشدت وفتح نا ألف مدت نا بربي سينو بربي نا سينو كسر سي بربي الناس ولا vedete in questa maniera qua quando sempre per esercitarsi noi cerchiamo di farlo un po' più velocemente mimu mimu fatah ma mimu fatah ma lema kisra li kefo kisra ki maliki Maliki, nun washad wal fatah, na, sino alif madet, na, sino kisra, si, nasi, maliki nasi, qua, sempre questa roba qua, si applica la stessa roba qua, maliki nasi, quindi abbiamo, kul a'udhu bi rabbi nasi, maliki nasi, Vediamo qua, alif kisra, alif kisra i, lema fatah la. Alif Maddat, questo qua è un Maddat, un Alif Maddat come questo, però scritto in questa maniera artistica qua. Alif Maddat, la, Alif Maddat, la, due harakat, la, ilah, ilah, how kisra hi, ilahi, 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 sempre nas, nas, nun washad do fatah na, Alif Maddat, na, sino kisra li, si, nasi, quindi ilahi nasi, ilahi nasi. Quindi questo qua, quindi abbiamo Qul a'udhu bi rabbi nasi, maliki nasi, ilahi nasi. E poi, inshallah, vi lascio questo qua per divertirvi. Sì. Qua sarebbe min. Questo qua è un'altra regola che vedremo in futuro. Per ora abbiamo visto Qul Bismillah Rahman Rahim, inizia sempre col Bismillah, inizia sempre col Bismillah, ogni sura che leggi,
Ma no, per il Corano, anche se sei in mezzo, anche se inizi dalla metà, apri, leggi, sempre col Bismillah, inizi col Bismillah, che è sempre arrivato fresco, Bismillah, nome di Allah, e parti, Bismillah. Oppure, a'udhu bi Rabbi, a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim, parti, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parti. Quindi abbiamo, Qul a'udhu bi Rabbi nas, abbiamo detto che non si legge l'ultima vocale, diventa Qul a'udhu bi Rabbi nas, Maliki nas, Ilahi nas, così via. Stavo guardando che cosa ci abbiamo ancora da fare. Intanto ci fermiamo qua. Abbiamo fatto quindi Qul a'udhu bi Rabbi nas, Maliki nas, Ilahi nas. Inshallah la prossima volta vedremo anche le altre. Quindi Nakios, Isaka Musa. Se avete qualcosa, sì, scusate. Quindi se avete qualche domanda, qualche curiosità, vedete che approfondiamo in qualcosa, come mi è stato richiesto, inshallah, siamo a vostra disposizione. E per la prossima volta, intanto, la chios, insacco Musa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.